Passano i giorni e andiamo verso l'autunno, cambia il meteo, le giornate in velocità si fanno più fresche e sembra anche piovose, ma la situazione che riguarda il trasporto degli studenti rimane in stand-by. Non se ne accorgono solo gli studenti che devono farsi lunghe passeggiate per giungere all'istituto scolastico, arrivando spesso in ritardo e perdendo la prima ora di lezione. Non se ne accorgono solo le famiglie e non ce ne accorgiamo solamente noi che riceviamo continue segnalazioni del disagio. Se ne accorge anche chi vede la lunga teoria di ragazzi scendere dal bus della linea 4 al cavallo, capolinea alla navicella, e incamminarsi perché la coincidenza ufficiosa dovuta al buon cuore degli autisti responsabili scoppiava da quanto era piena. Un follower della pagina Avvisi, un pendolare, descrive come vomitevole vedere i ragazzi costretti a scendere al cavallo e proseguire a piedi verso le scuole di riferimento e soprattutto lo esaspera vedere l'inadeguatezza della politica nelle figure di riferimento, sindaco e assessore ai trasporti, nell'affrontare questo che sta diventando un grosso problema per una parte della popolazione studentesca di Chioggia. Una situazione che prima dell'inizio del nuovo anno non vedrà miglioramenti. Per quanto riguarda gli scuolabus, l'utenza che dovrebbe avvalersi del servizio sembra essere molto sfiduciata e si chiede in che modalità sarà erogato il servizio stesso, se varrà la pena pagare un abbonamento e sperare di poterlo utilizzare o se è meglio rinunciare e arrangiarsi, piuttosto che buttare via soldi in vista di un utilizzo parziale. Non sembra infatti sia stata chiara la postilla del sindaco a riguardo quando ha fatto gli auguri agli studenti per l'anno scolastico che stava per iniziare. La rimodulazione, che periodo dovrebbe coprire, si chiedono i genitori, mentre si spaventano di fronte a quella sottolineatura di non obbligatorietà del servizio da parte dei comuni, che tendono a sopprimerlo. I genitori chiedono quindi maggior chiarezza, in mancanza della quale più di qualcuno sembra stia cercando alternative in autonomia. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.